Dette bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate. Lavoravano i locali estivi tutta l'estate, gli altri locali che invece avevano un'apertura annuale e sotto le festività di fine anno, insomma. Ed erano alcuni locali particolari come il Nautilus e il Margherita, questi che facevano sempre tutto l'anno. Ricordo invece del Palace la Pattuglia Azzurra, un gruppo in cui militava alla batteria Massimo Boldi. Cantanti ne vennero moltissimi, alcuni dei più famosi che ricordo: Achille Togliani, Carla Boni. Carla Boni iniziò la sua carriera al Boschetto di Varazze, Ornella Vanoni, Don Marino Barreto Junior e la sua orchestra internazionale, dove lui la prima sera ci scioccò perché cantò Angeli Negri, fece spegnere tutte le luci in sala, accendere le candele e lui si inginocchiò e cantò questa canzone, Angeli Negri, struggente. Romano Mussolini portava con sé un nome ancora scomodo. Lui era un famoso jazzman che suonava senza conoscere una nota musicale, così diceva. E amava il jazz. Il jazz lui lo imparò ad amare a Villa Torlonia, dove abitava suo padre con suo padre. Mentre suo padre tuonava contro la musica degenerata dei negri, lui si pasceva di musica jazz. L'altro bel locale era l'Alga Blu, che esiste ancora, però il locale non c'è più, è rimasta una terrazza scoperta sul mare, nel quale ricordo di aver sentito i Rocks, The Rocks, Shel Shapiro. E lì a Lord Nelson, lì a Spotorno, lì di fuori facevamo alla sera, d'estate, e lì ho conosciuto l'Anni Lapizzi. Tutta la mia vita, bilancio che non ho. Durante queste serate c'era un ospite che poteva essere un complesso, poteva essere un attore e soprattutto erano cantanti. Mi si era formato un complesso di quattro chitarre, io, Vanni, Ossaetta, Paolo e Roberto Barbi. Si chiamava Four Guitar Rock e abbiamo prodigiato per tutta la Liguria, arrivare fino a Imperia. Avevamo queste chitarre con dei picuc, dei baracchini, chitarre che facevano ridere confronto a quello che c'era dentro. Le serate erano anche sponsorizzate dalle ditte del circondario. Erano serate molto interessanti. Per esempio, al Corso Margherita venne anche Mike Bongiorno sull'onda di Lascia Ora Doppia. Non era impossibile andarci economicamente, ogni tanto si andava, frequentati da gente snob. I turisti più snob andavano lì. Noi andavamo a ballare nei locali con i jukebox. E il jukebox aveva il problema che uno metteva a lento, ballava a lento, alla fine del lento arrivava un twist, arrivava un'altra cosa, non era il massimo. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. C'era alla domenica pomeriggio aperto il Black Bull, che era un appartamento, si andava al piano di sopra, c'erano due o tre stanze con una stufetta a kerosene puzzolente, luci basse, la domenica il pomeriggio si andava lì o le feste in famiglia che usavano all'epoca. Passando su noi di orizzonti non ne vedo. Il dancing, così come lo intendevamo negli anni 60, è tramontato. È tramontato per sempre ormai. Dette bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te.